Tante cose mi impongo, mi sono imposto. Tra le tante, quella di non impazzire. Ma come fare? Come fare? L'opera è tale solo quando diventa l'intimità aperta di qualcuno che la scrive e di qualcuno che la legge. Quando diviene lo spazio violentemente dispiegato della reciproca contestazione tra il potere di dire è quello di intendere. La poesia, la letteratura, sembra essere legata a una parola che non può interrompersi. Questo credo che lo abbia definito bene Maurice Blanchot. Non può interrompersi perché non parla. Essa è. Non è quel chiacchiericcio di cui ci contorniamo tutto il giorno per cercare di sentirci vivi, perché il silenzio ci ammorba, ci infastidisce, ci innervosisce. Allora cerchiamo il telefono, allora bussiamo la porta del vicino, allora bestemmiamo. Con chi? Con chi che non c'è Dio né diavolo? Con chi? Allora siamo folli. E allora parliamo di follia. Oppure di poesia che non è questa parola. È inizio ed essa però non inizia mai. Già, ma dice sempre da capo e ricomincia. Tuttavia, il poeta è colui che ha inteso questa parola, poesia, o la parola. Che se n'è fatto, guarda caso, il portavoce, attore, ma che so io? Qualsiasi persona, il poeta, che è attore il poeta, è un mentitore, il mediatore che ha imposto o che le ha imposto il silenzio pronunciando.